le imiti al campetto. Esatto. Nel frattempo aveva già fatto 3 metri, capito? Spoileriamo la sorpresa che abbiamo in mente, già che ci siamo. Tier list esultanze, episodio numero 2. Ecco che cominciamo con un'altra serie, quindi sì, certo. Festeggiamenti però abbiamo anche una sorpresa in mente, ne parliamo più tardi, quindi continuate a seguire il video, non staccate. Non andate avanti col mouse, mi raccomando, o col ditino. Allora, esultanze. Le esultanze che hanno fatto la storia, nel bene e nel male. Il loro significato. Le loro storie, perché poi alla fine è sempre... Esatto. C'è sempre qualcosa dietro, è sempre bello, e poi sono anche quei momenti, no? Che quando vedi un calciatore della tua squadra che esulta, ti fomenta, no? Esatto, cioè ti sale su anche a te, quindi le imiti al campetto, comunque ti rimangono nella memoria, quindi... Beh, e quindi ci prendiamo questo compito arduo di valutarle. Ricordiamo queste categorie che ci abbiamo messo, insomma, ci abbiamo messo un poco comunque a trovarle, a metterle giù, quindi... Allora, poi mi è piaciuto perché c'è stato un dibattito nei commenti sullo scorso episodio su se vale di più un quadro al Louvre o una statua equestre. Perché giustamente la statua equestre è una cosa, è che è in Piazza Duomo a Milano, una cosa è che è in Piazza Garibaldi a... Paderno Dugnano, non so se Paderno Dugnano ha Piazza Garibaldi. Sto cercando di pensare a un paesello proprio. Sì, Paderno Dugnano l'ho usato di recente. Noi abbiamo detto la statua equestre per prima, perché la statua equestre di solito è un personaggio che fa la storia, capito? Che cambia il corso della storia e quindi di solito è un personaggio importante. Al secondo posto l'opera d'arte, quindi il quadro al Louvre. Poi, trafiletto di cronaca, quelle esultanze che sono carine, ti fanno sorridere, però non è che te le porti nella memoria. No, magari fanno discutere magari per una settimana, sì, due. Sì, esatto, quelle cose carine, però giustamente sono un trafiletto di cronaca. Mm. Poi però non tutte le esultanze escono col buco. Ah, che cose, come ciambelle. Nel senso che sono quelle esultanze che ti lasciano lì un po'. Che dici, ma... Con indifferenza, avrebbe potuto evitare, con indifferenza e disagio, o anzi, per citare Giancane, con ansia e disagio, una delle mie canzoni preferite. E poi ci sono quelle che proprio, cioè, se tu fossi un compagno di squadra di quel giocatore, dopo sono coppini nello spogliatoio, cioè, è proprio, ma che cavolo stai facendo? Spac! E allora cominciamo anche oggi con una delle esultanze più iconiche degli ultimi anni. Che speravo di vedere ieri, per questioni meramente fantacalcistiche. Invece. E cominciamo con il Gallo Belotti, con la sua cresta. Ma perché il Gallo? Ma perché? Sai, l'avevo letta ma non me la ricordo, quindi sono sicuro che tu ti sei preparato. Certo, l'ho preparata. Praticamente si era messo d'accordo con questo suo amico che di cognome fa Gallo, che era andato a seguirlo già ai tempi dell'Albino Leffe, e gli ha detto, quando segno ti faccio la cresta, e da lì è rimasta, insomma, si è portata avanti anche in questo caso, poi si sa anche, no, si crea anche in questo un certo caso è diventata poi, cioè, Andrea Belotti è il Gallo, esatto, quindi... gli ha dato il nome, però il nickname. Per un periodo è stata anche accompagnata dal taglio di capelli, no? Ti ricordi che aveva la cresta? È vero. Quindi, e poi dopo un po' si è un attimo... Però io devo dire una cosa. Di puntare su una pettinatura più sobria. Devo dire una cosa, a me piace il Gallo, mi fomenta. L'esultanza che mi piace, che ha personalità, che non è troppo esagerata, no? Perché poi ci sono le esultanze un po' troppo elaborate, eccetera, che dici sì, ok, però ti perde un po' la naturalezza, la spontaneità. Sì. Invece questa riesce a essere spontanea, nonostante sia programmata, eppure essere molto efficace. Io dico quadro al Louvre. Io vado su. Sì, decisamente. Sì. Andiamo avanti nella tier list, ma andiamo indietro nel tempo. Al 2002 siamo al mondiale e c'è Inghilterra che sfida l'Argentina. Eh sì, e c'è un giocatore che è in cerca di vendetta. David Beckham, che alla Coppa del Mondo precedente nel 98 si era preso un botto di insulti perché era stato espulso contro l'Argentina. Mm-hmm. E quel giorno si trova, fra l'altro, con una fratturina al metatarso, insomma, qualche problema al piede, però lui in campo c'è e deve esorcizzare quell'episodio che comunque ha segnato la sua carriera, gli era valso anche diverse, e lo fa alla grande, tirando un bel rigore centrale e permettendo all'Inghilterra di vincere 1-0. E poi, non è un'esultanza preparata, però è proprio lì che si strattona la maglia. È l'atto in sé, capito? Che si prende la maglia. Una rabbia, una felicità che gli sgorgano fuori. È la sua rivalsa, quasi che... E si vede, ma proprio dal gesto, c'è quasi dalla la lacrima faccia, all'occhio, esatto. Perché è proprio... ho visto che è stata messa... l'immagine con la maglia rossa.
rossa, no? Con, esatto, esatto. Che... è stata messa alla, alla posizione numero 27 nelle 50 esultanze che hanno fatto la storia della Coppa del Mondo. Poi dobbiamo anche spulciarla. Oh, bello, bello. Per prossime puntate, sì, così ci viene in mente qualcos'altro da inserire. Mm-hmm. Dai, ci sta. Sì. Io vado anche qua sul quadro al Louvre, perché secondo me vale un po' il discorso di CR7. Quei, sono quei giocatori un po' in qualche modo... Mi sa che gli avevo dato la statua, vero? Sì. Vero? Sì. Sono quei giocatori un po' in qualche modo artistici già nella... nel loro corpo, nel modo in cui... Vai, no, ci sto, ci sto. Ci quadro stai? Al Louvre. Quadro al Louvre. Sì, sì. Ma a proposito... lo sapevi che esiste una linea di fragranze firmata da David Beckham? Beh dai, ci sta, mi sembra, uno dei giocatori più adatti a lanciare una linea di fragranze. Dopotutto si è sempre fatto ricordare per la sua cura del corpo, di se stesso, per il suo stile. Vero, e vi stiamo parlando di Instinct di David Beckham perché abbiamo qui un flacone di questa fragranza fresca e intrigante da regalare a un fortunato di voi. Basta cliccare sul link che vi lasciamo in descrizione. Ci sono termini e condizioni, ovviamente, e bisogna essere residenti in Italia. E vi ricordiamo anche che Instinct sarà in promozione per il Black Friday su Amazon, quindi non fatevi sfuggire l'occasione di provarlo. Anche in questo caso vi lasciamo il link qua sotto in descrizione. E andiamo avanti e passiamo alla L-Dance di Griezmann. No. Oddio. Particolare questa esultanza, no? Perché potrebbe risultare offensiva, anzi, è offensiva. Un po'. Effetti, forse. Poi, vabbè, viene da Fortnite, è un balletto, no? Di Fortnite, no? Che si usa per. I giocatori usano per schernire gli avversari, diciamo. E quindi fondamentalmente l'uso è quello. Esatto. Quando l'ha usata al mondiale? Contro la Croazia durante il mondiale, manda il portiere da una, lui segna dall'altra. E... si mette a fare il balletto, insomma. Poi dai, uno preso dalla foga, forse non ci pensa allora, neanche, però... Griezmann, grandissimo giocatore, mi piace tanto. Ha anche, secondo me, una personalità più complessa di quello che apparentemente traspare. Però, coppinazzo in spogliatoio... Sì, forse sì. Non lo so, non... Anche perché cercava approvazione dai compagni dietro, mi ricordo, no? Riguardando il gol. Però... Erano lì un po' che gli prudevano le mani. Voi cosa ne pensate? Vogliamo sapere. No, piuttosto quell'altra quando simula Drake, no? Un video di sì. Ci sta, un altro balletto, no? Vabbè. Ci sta, il personaggio dai, sono... Però no, quella lì coppinazzo, assolutamente. Ok, proseguiamo con la Dybala-esque. Mm-hmm. Anche qui, grande mossa, perché poi comunque... Sì, le magliette... Sono quelle esultanze che diventano brand. Esatto. A me personalmente non piace più di tanto, anche se è un'esultanza semplice, anche se ho letto poi la sua storia, il fatto che comunque è venuta da un momento difficile, un modo anche per darsi più convinzione, più fiducia, mm-hmm. E quindi insomma... Però personalmente mi lascia un po' così, però non si può negare l'impatto che ha avuto. Esatto, quello, capito? Cioè, l'impatto è enorme. Chiaramente lui, poveretto, dopo la Supercoppa Italia, quando hanno giocato a Doha contro il Milan, ha sbagliato il rigore, mi sembra, sì. Era un periodo così appunto per quello, perché non... C'era stato un po' di... influito negativamente sul risultato. E poi invece dalla partita dopo contro l'Atalanta, gennaio 2017, quindi anche questa è bella fresca comunque. Pensavo fosse un po' più... Sì, esatto, ma proprio perché per quello. Perché Dybala sembra che è in giro da molto più tempo. Dybala è uguale dai tempi del Palermo, quindi c'è... Sarà il nuovo Sanetti. Esatto. Che metti in fila le figurine di Sanetti. Se c'hai i doppioni li puoi usare per completare l'album dell'anno dopo. Quindi sì, la maschera del gladiatore, no? E io... Cioè, anche se appunto personalmente non mi esalta troppo. Però non gli puoi dire niente. Però cioè, non puoi dargli meno di opera d'arte, credo. Proprio per l'impatto che ha avuto. Cioè, sicuramente è non è trafiletto di cronaca. Sicuramente non provoca indifferenza e disagio. Coppini, no? No, ecco, non è neanche quasi. Una cosa che mi fa venire, diciamo, negatività come la L di Griezmann, mm-hmm. Perché c'ha il suo significato, semplicemente a me personalmente non trasmette chissà cosa, però ha trasmesso tanto a milioni di persone. Certo, quindi, come noi esultavamo con l'aeroplanino, i ragazzini di esatto, oggi fanno capito, così. Capito, cioè, capito. Quindi opera d'arte. Quadro? Sì. Quadro al Louvre. Quadro al Louvre. Sì.
E questa l'abbiamo nominata la volta scorsa. Questa è oltre, questa metterla, è, questa. Mamma mia. Ma poi lo fa con una spontaneità, stiamo parlando di Robert Kidiaba. Muteba Kidiaba. Il portiere del Mazembe che esatto, quando segnavano... TP Mazembe, Tupuisan Mazembe, fra l'altro ci tengo perché okay. Io ho anche il mio expertise in calcio africano, giusto. Ovvero l'onnipotente Mazembe, che è una delle squadre più importanti della Repubblica Democratica del Congo, e il portiere della nazionale congolese. Okay. Ed è una di quelle cose che ti trasmette gioia, no? Quando dici il calcio africano, la Coppa d'Africa, hanno questi momenti in cui... Ma c'è questo modo sanguigno, verace, gioioso di vivere il calcio, ecco, questa è proprio la rappresentazione meravigliosa sì. di questo. Io adoro questa esultanza. È bello perché poi lo fa con una leggerezza, cioè, nel senso, saltella, va avanti come... Io non ci riuscirei, nel senso, se ci provassi in questo momento probabilmente rimarrei fermo. E poi proviamo. Si accompagna con le mani, proviamo. Fa così. Proviamo. Attenzione. Capito? Cioè, e lui nel frattempo aveva già fatto 3 metri, capito? Ai, e poi mi fa ridere che lui... Schiena. Cioè, nel 2015 poi si è ritirato ed è passato da saltellare sul sedere, mentre quando i suoi compagni segnavano, e poi è passato in politica. Cioè, ed è bellissimo, no? È molto poetica questa. Non sapevo la svolta in politica sì. di Kidiaba, pensa te. Ah, no, partito non vedo l'ora, non vedo l'ora. Per la democrazia e lo sviluppo. Non vedo l'ora che arrivi la Coppa d'Africa, è da 2019 nel Parlamento, è membro del Parlamento, sì. Quindi... Io non vedo l'ora che arrivi la Coppa d'Africa, arriva, sono sto fremendo, è il mio torneo di calcio preferito in assoluto, punto. Cioè, punto. Quindi. Quindi io, statue equestre, te l'ho detto la scorsa volta, voglio una statua equestre con la molla sotto, semovente, che va avanti. Che saltella poi dopo per l'eternità, da esatto, qui all'eternità. Esatto, sì. È troppo bella, mi mette una gioia assurda. Ma sì, è stata equestre. Dai. Insomma, sì. Spoileriamo la sì, sorpresa dai. Che abbiamo in mente, già che ci siamo. Abbiamo annunciato all'inizio, bisogna un attimo. Allora, ci è venuta un'idea, visto che comunque le tier list maglie sono sempre le tier list maglie. Però, insomma, poi a volte le maglie di Serie A o comunque dei campionati importanti sono ripetitive, sono un po' così. Siamo andati anche a cercarle un po' in giro per il mondo. Faremo prima o poi anche quella boliviana, ve l'avevamo promesso. Sì, sì, sì. Però vogliamo fare una cosa più speciale, perché siamo sicuri che voi a casa avete delle cose speciali. Sì. E non stiamo parlando di maglie che avete comprato al mercatino, okay, ma delle maglie delle vostre squadre. Se giocate per una squadra personale, per una squadra e quindi avete la vostra maglia, oppure se avete la maglia di una squadra però di bassa categoria della vostra zona, vi preghiamo di mandarci una foto. Potete contattare sia me sia Davide con i messaggi privati di Instagram, li trovate i nostri nomi qua. Li mettiamo qua adesso. E se ce ne mandate abbastanza, raccontateci anche un po' la storia della squadra, come sta andando il campionato, così magari raccontiamo anche come cioè in che posizione giocate, tutto quello che vi va. E se ce ne mandate abbastanza, allestiremo una tier list speciale per voi come regalino. Sì. Perché ce ne sono di belle, voglio dire, anche nei campionati minori, nei giovanili, no? Dai, mi aspetto un sacco di maglie Legea. Dai. Vogliamo, dateci dentro, sommergeteci di messaggi. Mandateci su Instagram. Dai. E passiamo? E passiamo alla Toro Martinez. Giusto, perché mancava ancora un'esultanza dell'Inter in certo. Questa lista. Scusami, Dopo che abbiamo fatto. Ne abbiamo fatte 5 la volta scorsa, almeno una, mettiamola. In questa tier list ci sta insomma, da dove viene? Ma è il Toro? Secondo me no, cioè il Toro è il suo soprannome che gli hanno dato ai tempi del Racing in Argentina, perché appunto era feroce, andava con grinta contro tutti gli avversari, e quindi un suo compagno di squadra di 17 anni gli ha dato il soprannome il Toro, e da lì è rimasto, no? In realtà questa esultanza l'ha presa da un emoji, da quanto ho capito. Sì. È presente l'omino, quello che sta così in realtà, che fa la X. Secondo me è un mix, cioè nel senso ha mischiato un po' le due cose. Però le emoji preferite, è riuscita le corna del Toro, credo. Sì, questa sia l'esultanza che diventa brand come Dybala, sia, anche se il percorso è inverso, quella cosa che diventa anche l'identità del giocatore, nel senso del Toro, il Gallo. Mi piace quando comunque entrano in gioco gli animali, bello. Ecco, ma voglio lo Stercoraro. Chi sarà lo Stercoraro? Che calciatore ci regalerà?
l'esultanza dello stercorare. Comunque... Poi è anche una cosa, io se fossi interista mi fomenterei, sì. Se fossi un ragazzino di questi tempi... se fossi un ragazzino interista probabilmente la ripeterei al campetto, sì. ci sta, io non so anche io se vado su l'opera d'arte, sì. L'opera d'arte, quadro al Louvre anch'io, continuo a sbagliare perché sennò devo ripromuovere in prima categoria anche Belotti mi piace un pelo di più, però okay. Anche questa ci sta assolutamente. E passiamo a un'altra esultanza che ha fatto la storia, anche voi ce l'avete scritta nei commenti, la lingua di Del Piero. Indimenticabile. E già questo dà di suo la valutazione. Perché... Fra l'altro ricordiamo anche che abbiamo fatto un GOAT su Del Piero, link nell'angolo, mettiamo, andatevi a vedere gli altri GOAT. Anche questa è iconica e poi sai, stiamo parlando di Del Piero, il calciatore che ormai è una stra-icona, quindi per me non si può andare meno, cioè, stato equestre, sì. Bella perché comunque esprime tanta passione, spensieratezza anche, no? Sì, poi sai, sono quelle anche... A volte le esultanze semplici sono però molto effettive, efficaci, perché le vedi come più spontanee, ti viene più spontaneo, mentre sai, se c'è una cosa un po' più studiata, elaborata, già sì, ti può piacere, ti può fomentare, però c'è sempre la cosa che è un po' più pensata e non è la foga del momento che esce, a volte è bello proprio quello, quindi vai, statua è questa. Statua. Passiamo a un altro juventino, anche se non è stato per un annetto, Bonucci. Anche Bonucci, sembra che fare con la bocca, comunque siamo qui, sciacquatevi la bocca. Bonucci, igienista dentale. Esatto. Che poi ci permette di arrivare alla prossima. Stiamo spoilerando già, il mago dei ganci è lui. Bonucci, il mago dei ganci, è Karim Abdul-Jabbar. Scusa. Bonucci, igienista dentale. Io, fra l'altro, mi hanno corretto i commentatori, perché io ero convinto che quell'esultanza fosse nata al Milan contro i tifosi della Juventus e quindi mi colpiva che poi l'avesse mantenuta. Invece no, era nata prima, si è portata. Ma a quanto pare nel suo gruppo di amici nessuno di loro è juventino. E quindi lui diceva sempre a Viterbo, insomma, da dove viene lui, diceva sempre quando parlate di Juve, sciacquatevi la bocca. Quindi allora io devo dire per un po', sai, è un po', fa parte del personaggio Bonucci, che può piacere, può non piacere. E Bonucci è sempre, no, parafrasando una famosa frase, quando hai il tuo figlio di una buona donna puoi apprezzare certe cose, quando non lo è invece. E poi lui c'ha un po' tutta quest'epica, no? Della un po' gladiatoria, un po' così, per me un po' forzata, però questo fino, diciamo, alle ore 10 e qualcosa dell'11 luglio scorso, ecco. Perché poi quando questa cosa tu la fai di fronte a Wembley dopo aver pareggiato a casa loro con l'Inghilterra in finale, basta, mi spiace, statua equestre, anche questa si è movente. Sì. Capito? Vicino a Chidiaba con la manina che gira. Ci vuole un modellino sono sempre più complicate queste statue, io non so che scultore vuoi contattare, no, ragazzi, con questa, cioè, però... Qua... Non di solo calcestruzzo vive l'arte scultorea. Io direi che con quel gol in finale si è meritato che questa esultanza divenisse statua equestre, mentre devo dire che forse sarei andato anche bassino per un fatto che non mi ha mai dato eccessiva simpatia come esultanza. Ma gliela mettiamo davanti a Wembley la statua o davanti allo stadium? Lo mettiamo nell'area di rigore di Wembley. Ah, proprio sotto la curva, a imperitura memoria. Imperitura memoria, igienista dentale e... A sedia proposito del dentista, esatto. Fra l'altro Inghilterra, fra l'altro Wembley, fra l'altro europei, Inghilterra, Scozia, che noi abbiamo visto ad anni di distanza, che è stata la partita più brutta dell'europeo senza dubbio, però ma l'atmosfera noi era bellissima, l'atmosfera è stata grandiosa, sì.
Bello. Oh, no. Inghilterra-Scozia. Allora, abbiamo visto due partite alle europee, diciamo. Allora abbiamo visto Inghilterra-Croazia e Inghilterra-Scozia. Giusto. Inghilterra-Croazia, no, stavamo grondando di sudore, eravamo vestiti di nero con le magliette di One Football. Facciamo un caldo boia, ci siamo presi un'insolazione. Non so se non riuscivo a godermi la partita, avevamo Brozovic e tutti davanti, Modric, e non, cioè, capito. Poi no, vabbè, devo dire, vabbè, anche quella partita, non è che, cioè, le partite dell'Inghilterra al girone non sono state particolarmente appaganti, no, dal punto di vista estetico, ma devo dire, almeno con la Croazia ti potevi rifare gli occhi vedendo Modric dal vivo. Sì, io l'ho visto dal vivo un'altra volta a San Siro. Inghilterra-Scozia invece, cioè, è stata proprio, sai quando parli del calcio di quei... già che ci siamo, lo raccontiamo. Dovevamo partire anche la mattina dopo, molto presto, alle 5, dovevamo uscire di casa, la partita era da sera. Quindi ci stiamo guardando la partita col pensiero che dovevamo fare le valigie e tutto quanto. Dopo, un freddo dopo porco, due settimane, perché due giorni, tra l'altro era stato caldissimo. Due giorni prima faceva caldo, abbiamo smesso di fare le riprese, sì, ha cominciato a piovere. E Inghilterra-Scozia era un tempo molto... C'è qualche molto video scozzese, che documenta, però... Esatto. Anche su Instagram, sì, credo. Sì, e insomma, però, torniamo al business, rifacciamo ordine, alla sedia del dentista, perché Gascoigne fa questo gol fantastico contro la Scozia all'Europeo del 96, la prima volta in cui gli inglesi se la sentivano che it's coming home. E non è ancora tornata. Piccola parentesi. E chissà per colpa di chi. E quindi c'è appunto questa esultanza, che è poi una protesta contro la stampa, perché Gascoigne e altri giocatori erano stati beccati a un torneo, mi sembra Hong Kong, che stavano facendo giochini alcolici in un locale, critiche della stampa, loro. Segna Gascoigne e per prendere in giro la stampa si butta a terra e gli altri con la borraccia gli spruzzano. Perché credo che abbiano fatto la stessa cosa in questo pub, insomma, dove esatto, era lo stesso gioco. La cosa bella è che ci hanno detto, ci hanno confermato che quella è stata, cioè, i bambini degli anni 90 poi al campetto esultavano così, e quindi grado di iconicità proprio fuori scala. Sì, sì. E tant'è vero che quando siamo entrati a Wembley abbiamo visto, c'era proprio anche un quadretto, era temporaneo, non era fisso, però c'era proprio la sedia del dentista, perché c'era questa esposizione di disegni sulla storia dell'Europeo, e il primo che ti accoglieva era proprio la sedia del dentista. Statua, senza, cioè, pensa che bella. Ci starebbe, sai, c'è la statua, no, di Bobby Moore, degli eroi del 66, tutta bella, normale, sobria, insomma, in qualche modo, e di fianco ci metti Gascoigne che si fa. E concludiamo con Borini che si morde la mano. Sembra che se la sia morsa abbastanza in Turchia. Sì, al nostro squadra feticcio turca, il Fatica Ragunruk, con Borini, Bertolacci e altri residuati della Serie A. Tra tutte forse quella meno... Non ha lasciato così il segno, però mi è sempre piaciuta, è sempre stata... Cioè, quando vedevi Borini con gli occhi spallati che si mordeva, poi in certe partite mi sembra che lui portasse i guanti, cioè immagina il guanto come si bagnava. Bello. Però, cioè, regno di saliva. È proprio quando vedi il cane che si butta a mozzicare una palla, quella gioia, quella rabbia agonistica, sì, lì. A me ha sempre lasciato un bel ricordo. Ecco. Però in generale non è potente come le altre. No, io forse qua vado direi vado un che po' ci più giochiamo giù. Il trafiletto di cronaca, sì, per questa. Mi sembra. Siamo mi sembra stati adeguato. Molto livellati oggi con i voti. Sì, sì, l'altra volta ne hai messe dentro un po'. Di quelle sì che mi fomentavano. Mi raccomando, nei commenti fateci sapere se ve ne vengono in mente altre. Noi ne abbiamo ancora qualcuna messa da parte, che inseriremo sicuramente nella prossima. Mandateci i messaggi su Instagram con le vostre maglie o le maglie delle squadre dilettantistiche delle vostre zone, se ne avete una. E... per oggi è tutto, ragazzi, grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani con un altro video. Ciao.